Ciao ragazzi, ecco, adesso mi ingrippo e non guardo la telecamera, ma guardo il monitor per una vena narcisista. Ma spero che abbiate notato che è cambiata la telecamera, perché prima mi connettevo dall'iPhone e registravo dall'iPhone, adesso spero che la risoluzione dei video sia quantomeno migliore, perché ho speso £14 per comprare una webcam nuova. Vi ringrazio a tutti quanti per gli auguri, sono stato felicissimo di ricevere gli auguri di tutti, meno felice, ma divertito a dire il vero, di ricevere alcuni commenti da una certa tipa. Aspettate che vado a vedere come si chiama. Ah sì, Mia 8812. Andatele a vedere questi commenti. Chiaramente sono gli stessi commenti relativi alla stessa discussione, nel capitolo 9, bla 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 bla. Andatevele a cercare questi commenti, che a me sinceramente fa ridere. Questa qua mi sembra proprio tanto convinto, la imprenditrice di sta ceppa. Comunque, una ragazza che si chiama Sweet Honey V, o Sweet Honey Quinta, non lo so, insomma, B, così. E si è iscritta al canale e mi ha fatto anche una domanda ben precisa, alla quale spero di poter rispondere abbastanza dettagliatamente, in quanto sono, ecco, mi perdo, in quanto sono attualmente correntista della Barclays, perché la nostra cara amica ci domandava, mi domandava di fare un video, mi chiedeva di fare un video appunto su ecco qua, sto azzeccando, mi sento distratto, è la fine dell'anno, mi chiedeva di fare un video sull'argomento Barclays e sull'apertura dei conti bancari. Mi chiedeva se era facile, se non era facile e così via. Allora, prima di tutto, a differenza di come dicono molti su internet, su YouTube, non faccio nomi perché sennò questa volta succede il putiferio, di nuovo, non è assolutamente difficile aprirsi un conto bancario, anzi è una cosa molto facile, soprattutto se si parla della Barclays. Che cosa ho fatto? Io vi posso raccontare la mia esperienza. Mi sono vestito bene, non con la felpa. Mi sono messo giacca e cravatta. Mi sono levato gli orecchini. Infatti, adesso non ce li ho, nemmeno adesso, chiaro. Bello sbarbificato. Sono andato tutto cercando di essere abbastanza sistemato e dando un'impressione abbastanza professionale. E sono andato lì e non mi sono recato allo sportello. No, ho chiesto di parlare con un dirigente, con qualcuno che mi potesse attendere in ufficio. E da premettere, non parlavo assolutamente bene inglese, assolutamente bene, era proprio l'inizio, se non mi sbaglio era il secondo giorno che stavo in UK, quindi immaginatevi la comica. E niente, mi attende un tizio che mi fa sedere, questo qui voleva sentire che cosa volevo. Allora gli dico: guardi, senta, io voglio aprirmi un conto qui in banca, in quanto mi sono trasferito da poco, ho intenzione di rimanere in UK per molto tempo, probabilmente a tempo indefinito, sono italiano, e dato che ho un lavoro, cioè devo percepire dei soldi anche dall'Italia, ho bisogno di aprirmi un conto corrente bancario qui. E quello insomma mi fa delle domande, mi dice che tipo di lavoro. Io gli ho detto l'ultimo lavoro che facevo, scrivevo per Napoli Più, ero giornalista per Napoli Più, e una testata piccola giornalistica partenopea, e che comunque ricevevo dei soldi mensilmente. Anche per un'altra testata, insomma, perché facevo l'inviato qui a Londra.
E questi, cioè, questo subito, portando di cappello, mi ha detto: oh, sì, vabbè, non ci sono problemi. Si rechi allo sportello. Ho detto: no, è visto che ci troviamo, me lo apre a lei. E insomma, mi ha aperto un conto. A dire il vero, non me ne ha aperto uno, me ne ha aperti due. E vi spiego anche il perché. Allora, in pratica, esiste un conto corrente bancario di debit, dove ci sta la relativa carta, e un conto bancario di saving. Ok? Quindi sono due carte diverse. La prima carta, la debit, in genere serve per l'accredito dello stipendio. Ed è, cioè, molto utile, utilissimo. La seconda, invece, è una carta, come dice stesso la parola, di saving, cioè dove praticamente vi conviene conservare i vostri soldi se avete intenzione di risparmiarvi qualcosina, perché il tasso di interesse è relativamente un po' più alto se mettete i soldi qui su. E queste due carte vi arrivano dopo circa una settimana, più o meno. Una cosa importantissima, il conto è totalmente gratuito. Se vi chiedono dei costi di mantenimento, costi di qualsiasi tipo, non accettate. La Barclay non fa assolutamente pagare, almeno all'inizio per i conti correnti appena aperti, quelli lì, insomma, che hanno i servizi base, i basilari. Devo dire anche che i servizi di base sono eccezionali. Che vi faccio esempio, io ero correntista anche della Banco San Paolo di Napoli. Maledetti, maledetti loro, si pigliavano tipo 1 euro, 2 euro solo di mantenimento del conto, e a un certo punto io sono andato in rosso perché non ci tenevo più soldi lì sopra, è andato in rosso e quindi loro cercavano i soldi da me. Dice: qui no, non funziona assolutamente così, non si deve pagare nulla, non c'è nessun costo di mantenimento, eccetera, eccetera, eccetera. Vi potrebbero proporre di fare un'assicurazione. Un'assicurazione circa il lavoro, cioè nel senso, se per esempio voi pagate, se non mi sbaglio, 10 sterline al mese e poi perdete il lavoro, loro vi coprono fino a 3.000 sterline dilazionate in 3 mesi, non so in quanto. Insomma, questo lo valutate voi. Io all'epoca stavo proprio inguaiato e quindi ho preferito dire no. E un'altra cosa, un'altra cosa interessante è che ogni mese vi arriva una bella letterina. Questa qui, chiaramente l'ho levato della TNT, intestato alla Barclay. Ecco qui. Con dentro un documento, qui sono i miei dati, vabbè, li oscuro un momentino, dove praticamente c'è il vostro personal statement. Il vostro personal statement dove vi dice tutte le transazioni che avete fatto, da che data a che data, eccetera, eccetera, eccetera. Molto utile se volete capire un poco le entrate che avete, le uscite che avete, eccetera. Chiaramente anche questo è totalmente gratis. Che più? Niente. Facile veramente, come bere un bicchiere d'acqua, non c'è niente di più facile. Aprirsi un conto corrente con la Barclays.